一つだけ。Mi serve gente che traduca quelle lettere senza problemi. Che le traduca o le decifri. Ovvero? Qui c'è uno strano tanka, quello con cui ho fatto fatica. Le parole sono tutte... Cos'è un tanka? È un poema in cinque versi. 5-7, 5-7-7. 31 battute. Mia madre me li leggeva sempre. Che c'è di tanto strano? Ecco, l'ordine è insolito, e non solo perché è una poesia.
nella scritta ha disposto i versi in modo che le prime sillabe di ogni colonna, lette una di seguito all'altra, formino una parola. Saramaua. È Saramaua, vero? Quel posto di cui parlavano i giornali. Ma credo che lei lo sapesse già. Per curiosità, in quanti ci sono arrivati? Chi ha ruoli nell'esercito? È un'opportunità per guadagnare qualcosa. Più di quanto abbia mai fatto. Dice che partirai fra 2 giorni. Non posso crederci. Dove intendono mandarti? E per quanto tempo? Prima andrò in Minnesota per addestrarmi. E poi ovunque servirà. Ma manderò tutti i soldi a casa. Casa? Quale casa? So che è un grande shock. Davvero. Tu stai scappando. I miei genitori, loro si occuperanno. Non voglio che si occupino di me. Devo sapere che stai bene. Allora resta. Deve esserci un altro modo. Faremo come fanno gli altri. Ma io non sono come gli altri. Questo che volevi da me? Che avessi un progetto? Beh, eccolo il mio progetto, lo sto realizzando. Te lo giuro, lo so. Tutto questo è solo per te. E per nostro figlio. E se per caso non tornassi? Sono solo un traduttore. Non mi mandano a combattere. Invece. È molto bella. Questa musica. Se chiudo un po' gli occhi, riesco quasi a scordarmi dove siamo. Per un attimo. Sai, non abbiamo mai ballato insieme. E visto che partirai. Beh, potremmo farlo adesso. Vedo che hai trovato il sake. Allora, la mamma ti ha detto che parto. Farò il traduttore in un nuovo servizio di intelligence militare, con altri Nisei. E cosa ci fai ancora qui? Vattene. Luz verrà a stare con voi. E tu? So che ne hai passate tante. Davvero. Ma la mamma ha bisogno di te. Rialzarti dal letto. Occuparti della famiglia. E quindi anche di Luz. Ho fatto tantissimi sacrifici per te. E ora è così che mi ripaghi? Abbandonando la tua famiglia per andartene al fronte a fare la spia.
Sei stato tu a dire di arruolarmi. Questo perché ancora non sapevo cosa fossero capaci di fare. Roosevelt. Il governo. Ci vedono solo come vermi. Una volta vinta la guerra non ci guarderanno più così. Anch'io la pensavo come te. Se tratto bene gli altri, loro faranno lo stesso con me. Ma in realtà, quando poi diventi vecchio, ti rendi conto che non è vero. Mi hanno picchiato. Mi hanno abbandonato al freddo. E adesso tu ti unisci a loro. Ma ti hanno fatto anche tornare. Sei qui ora, con la mamma. E presto avrete un nipotino. Eppure tu. Beh, tu te ne stai lì. Non è vivere questo. No, non lo è. Ma è quello che facciamo tutti. Ma tu. Hai scelto di scappare. Vattene. Se è questo ciò che vuoi, Chester, devi andartene. Io provo a fare qualcosa almeno. Che cosa hai detto a me? Solo che è un buon lavoro. È già abbastanza preoccupata. Stanno bene. Anche tu. L'ho visto, Ken. Fai il carino con te. Sono certa che starai benissimo in uniforme. Mi servono gli ossi. Papà si riprenderà. Ho trovato una donna che confeziona vestiti. In caso ti stufassi delle mie camicie. Come hai fatto a pagarlo? Ho venduto la macchina fotografica. Chester. Scrivimi appena puoi. Che sta facendo? Se Chester non dovesse tornare, crederanno i suoi capelli. Per una degna sepoltura. Sa cos'è? Sa se c'è un altro dottore qui al campo. Qualcosa non va. Mi sento bene, ma non voglio tornare dal dottor Keaton. Giorni fa una donna a mesa mi ha parlato di un'ostetrica nelle nuove baracche a bordo della torre di guardia. Se vuoi vengo con te. Grazie, va.
può dirmi se la testa è giù. La testa è giù. Ho tornato un'idea. È sopra. D'accordo. Grazie, me la sollievo. Se non ha ancora parlato di noi agli ufficiali della Marina. Vuole mantenere il morale alto. Il mio compagno di Branda è Arthur Ogawa. Trascorriamo tutto il giorno nella nostra tenda a tradurre documenti e combattere la malaria. Per quanto mi sforzi, non so perché non riesco a dormire. Sono 6 notti di fila. Ogni volta che mi assopisco mi sembra che il nemico si stia avvicinando. E allora penso a te. Non dico che preferirei tornare al campo, ma immagino che lì sia più tranquillo. Dopo Yoshida-san e Furuya-san, spero vada meglio. Ho comprato una macchina fotografica in Australia. Aspettati presto delle foto. Essere sincera, dovrei scriverti 2 lettere. Certi giorni sono orgogliosa che tu sia così intelligente e coraggioso da aver ottenuto un lavoro che molte persone non hanno. Altri giorni penso che non avrei dovuto lasciarti andare. Io scelgo di venire qui per te. E sei tu ad andartene. Ma poi ci ripenso. Quando ti rimprovero e ti dico che sei egoista, poi rimproverò me stessa per averlo fatto. Così stanno le cose. Finché non saremo a casa, quando sarà e dovunque accadrà. Ti ho mai detto che da piccola uscivo di nascosto da casa per guardare nella finestra dei vicini? Li vedevo seduti attorno al tavolo. Erano una bella famiglia, non come la mia. E ricordo che erano proprio come pensavo dovesse essere una famiglia. Unita. Mi capita anche adesso di guardare dalla finestra una famiglia giapponese di 9.000 persone. Non te ne faccio una colpa. Sul serio. Tu sei la mia più grande speranza. Un giorno saremo uniti con il nostro bambino e la nostra casa. Dall'altra parte della finestra ci saremo.
di qualcosa? Niente. E tu? Ancora niente, se non sbaglio, Takashi. Non viene mai menzionato per nome, vero? Hai dormito? Io credevo che fossi... bravo. Non è una foto artistica. Io... credevo di aver visto qualcosa. Chi? Il nemico? Il flash è il modo più sicuro per farci risvegliare a casa in una bara. Non è questo, è che... sentito parlare di Yuei? Sì, beh, quello che si legge nelle vecchie storie Kaidan. Perché? Sei a caccia di fantasmi? Da quello che finora hai letto in quelle storie, cosa credi che cerchi di Yuei? Dipende da qual è il suo scopo. È come se avesse fatto qualcosa. Forse qualcuno in vita gli ha fatto un torto. Comunque sia, passerà l'eternità cercando di raggiungere il suo scopo. Controllare le persone. Sai che non è reale, vero? Raccontalo ai soldati giapponesi. Nelle loro lettere non fanno che parlare di spiriti. Credevo di averla zavoltata. Ogawa, questi li avevi mai notati? C'è da stupirsi che entri in pezzo. Qualcosa ti ha squarciato. Tipo un coccodrillo. O pensi ancora agli Yurei? Come no? Sergente Ogawa, sergente Nakayama. Credo sia ora di farvi vedere da dove arrivano. Cos'è successo? Non sai che qui gli uomini muoiono di continuo? Quante cose possono uccidere? Da malattie,
con lei. Vari tipi di mosche della sabbia. E quel proiettile in testa? Sono state le mosche a farlo. Ma tu lo sai cosa fa la tua gente e i nostri ragazzi? La mia gente è la tua gente. Sta calmo, Mattis. Il colonnello Sterling se pensa che questi orientali ci aiuteranno a trovare il sergente Crittenden. 10 uomini di Uri si sono scontrati con un'unità dell'ammiraglio Takahashi vicino al fiume Matnaka. Quanto duro sia stato, l'ho scoperto solo ora. Per una volta vale la pena di lavorare fianco a fianco. Da quanto dura la battaglia? Con alti e bassi in tanizzo. Ma non era stata così cruenta fino a 6 giorni fa. Abbiamo perso il sergente Crittenden. Scomparso durante una ricognizione. Abbiamo preso una dozzina di loro, ma nessuna traccia. Secondo il colonnello, qualcosa in quel mucchio può aiutarci a rintracciarlo. E sa se Crittenden è vivo? Non lo so. A volte i giapponesi giustiziano i prigionieri, altri li tengono in vita, ed è anche peggio. I suoi uomini erano occupati a farsi dei tagliacarte con le ossa, altrimenti avrebbero capito che un prigioniero vivo avrebbe potuto dirci dov'è il suo sergente. E forse conduci da Takashi. Questo ragazzo è solo un traduttore oppure un ufficiale. Veda cosa può fare Nakayama.
Chester mi ha parlato di mia madre. Devi avere i suoi pensieri belli. Ricorda cosa ha provato quando è andato Chester? Non me lo ricordo. È passato il tempo. Capisci la mia lingua? Giapponesi l'ha fatto ubriacare. Robot è mio.
di stronzate. Esistono regole stabilite da ogni responsabile di blocco. Non l'avresti nascosto se non fosse sbagliato. Andiamo. No, aspetta un attimo. Lui non c'entra. Con la merda il vecchio la beve. Io ho fatto il segreto. Walt. Walt? È solo mai uscita. La prego, mi dica che non lo sapeva. Non lo sapeva. Alle ragazze è proibito toccare quella roba. Non ho tempo per stare a discutere. Portate Yoshida alla staccionata. Tanto per me uno vale l'altro. Diceva sempre mio padre. Diceva che i gemelli portano sventura e morte. Ora basta, sta zitto una volta tanto. I miei gemelli non sono maledetti. Vorrei che fosse chiaro. Credete pure a quello che volete. Ma nessuno tratterà i miei bambini come se portassero una maledizione. Cercando un sergente scomparso dalla nostra compagnia. Di questo passo finirò per impazzire. Ogawa,
preso il sergente Kriten. Credo di sapere dov'è. Aspetta. Enrique è davvero un bel nome. Mi piace. Sergente Kriten, è tutto a posto. Sei di nuovo tra noi. Ci prenderemo cura di te. Sai dirci niente dei tuoi rapitori? Sergente Kriten. Shireku. Dove l'avete trovato? Dove ha detto lei, alla porta del gigante. Evacuare. Shireku. Shireku. L'hanno trovato così. Era nella grotta e parlava questa lingua. Sta parlando in giapponese. Ma evacuare. Tu sei un diavolo. Shireku. Un diavolo bianco. Shireku. Corazzo. Shireku, ma te darà. Oreka. Portatelo via, il giapponese non deve avvicinare. Ehi, venga qui.
Le cose vanno bene. Dovrei partorire da un giorno all'altro. Sì. E ho avuto la meglio su tuo padre. Non credevo che fosse possibile. Ma è così. Gli ho detto che daremo il suo nome a uno dei bambini. Sì. I bambini. Avremo due gemelli, Chester. Mm-hmm. Icaro e Enrique. Sembra che a tuo padre piaccia il nome Enrique. L'avresti detto. Tua madre ne sarà felice. Lo stesso vale per me.